te che mi dicevi: ma tu dove vuoi andare, che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male, ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. Parlando mi dicevi: tutto questo e molto altro, guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso, perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio. Mi sembrava di restare ferma al punto di partenza, di non essere capace di bastare mai a me stessa, di non avere una certezza, di non essere all'altezza. E invece pensa, nessuna conseguenza. Eccoci giunti alla sesta puntata di Sportivamente Donna, trasmissione della WISP Abruzzo Molise, nata da un'idea di Alberto Carulli. Abbiamo qui in studio due ospiti che mi terranno compagnia in questa mezz'ora. La dottoressa Annalisa Palozzo, vice sindaco neoeletta del comune di Cepagatti, benvenuta Annalisa. E l'ultramaratoneta conosciutissima Teresa Sammarone. Ciao. Benvenuta anche a te. Ciao. Teresa. Bene, allora, siccome Teresa so che in genere hai sempre un po' di ansia in queste trasmissioni, io rompiamo subito il ghiaccio e quindi cominciamo. Iniziamo con te. So che tra le tue tante grandi sfide, una ultima, la 100 km del Passatore, quella che ti ha visto partecipare. È sicuramente una meta ambiziosa, ma anche molto sofferta e molto meditata. Sì. Allora, che cos'è intanto questo Passatore? Raccontaci po' la storia del perché è nato e che cosa ti ha spinta ad raccogliere questa sfida. La decisione è partita che quando inizi a correre inizi con pochi chilometri, 5, 10, inizi con le gare, diciamo, nostre, abruzzesi. Poi all'improvviso arrivi alla fatidica distanza della maratona e poi grazie a Franco Schiazza ci avviciniamo all'ultramaratona, perciò fai la 50, superate 50 chilometri, ti scatta quella cosa e poi 50, 70, 80, 50, 60, l'anno scorso c'era questa cosa nell'aria di volerlo fare, però poi il Passatore è una cosa di testa, oltre di allenamento di gambe, perché 100 km non le fai solo con le gambe, ma le fai con la testa, le fai col cuore, le fai con tante cose. Ma perché poi si ambisce a fare proprio quella del Passatore, quando poi di ultramaratone ce ne sono tante? E quella del Passatore forse perché è quella più storica, perché è quella più sentita, perché di notte ci sono le lucciole, ed è vero, e perché di notte c'è il brodo, qual è il tratto che interessa? Perché il passo della Colla, che si fa normalmente di notte, è al 48esimo chilometro all'incirca, si arriva e c'è questo arrivo, diciamo un primo arrivo, dove ci si cambia a metà strada, dove ci si cambia perché comunque è notte, ci si mette con la pila, potrebbe far freddo perciò ti copri, invece a me è andata benissimo, c'era una temperatura spettacolare, perfetta. Benissimo. E a proposito di sfide, Annalisa, tu sei un'altra persona che comunque di sfide ne ha raccolte tante, hai cominciato anche presto a raccogliere queste sfide. Non a caso sei stata appena eletta, sei stata la più votata, però risulti anche essere una delle più votate, quindi riesci a raccogliere consenso attorno alla tua persona, per esempio per le provinciali, le elezioni provinciali nel comune di Pescara. Cosa ti ha spinta a raccogliere o comunque ad accettare la sfida, per esempio, nella passione politica? Allora, per me la politica è stata appunto all'inizio un gioco. Mi ero appena laureata e, come racconto spesso, al posto di fare il solito viaggio post laurea,
ho fatto la campagna elettorale e ho iniziato pian piano a conoscere di più il mio territorio. Quindi hai fatto un viaggio pesante, importante. Un viaggio interno, diciamo, al mio comune e interno, perché conoscendo gli altri poi conosci anche più te stessa. E da lì, devo dire, è iniziato a piacermi, perché la politica, quella che secondo me deve essere la politica vera e la dobbiamo riscoprire tutti, è appunto questo, l'ascolto e il cercare di risolvere le problematiche della gente, quindi il quotidiano, questo è il quotidiano. E da lì quindi mi sono appassionata e ho deciso di passare anche dal comune alla provincia. C'era questa opportunità e quindi l'ho colta al pieno. Mi trovo al secondo mandato come consigliera provinciale e al secondo mandato anche come consigliera, diciamo, comunale. Sì, sì. Senti, a proposito di queste provinciali, c'è stata una nota testata giornalistica che ti ha fatto una rubricazione, a mio avviso, anche molto simpatica, ma comunque di effetto. Di sicuro effetto, mi manda Di Matteo. E io ho anche ascoltato, abbiamo sentito e letto la tua risposta quando ti hanno intervistata. Tu non hai misconosciuto neanche questa rubricazione. Che cosa voleva intendere secondo te la giornalista che l'ha scritto e cosa intendi invece tu? Allora, la giornalista, vi racconto il contesto. Certo. Il giorno dopo non la proclamazione, ma comunque abbiamo saputo di essere stati eletti, della vittoria, avevo iniziato il mio lavoro ai laboratori del Gran Sasso e quindi mi trovavo in questo laboratorio ad Assergi. Perché sei anche laureata in scienze ambientali, hai una particolare cultura e sensibilità in questa per area. Quanto riguarda l'ambiente, infatti l'ambiente è una passione che seguo anche a livello politico. E quindi mi trovavo lì, lontano da tutto il mondo di Pescara, quindi da un contesto anche cittadino, e mi ha chiamato la giornalista di questa testata chiedendomi delle informazioni e lei mi ha fatto il nome dell'allora assessore regionale che io avevo conosciuto dopo essere entrata in comune, quindi un anno dopo le mie elezioni. E a me non piace negare e rinnegare chi ti ha dato una mano. Io ho semplicemente detto ognuno per arrivare dove si trova ha degli amici che gli danno una mano e che li supportano. Al comune sono tantissimi cittadini che credono in te, ripongono in te la loro fiducia, e in quel caso l'assessore mi ha presentato dei consiglieri che io devo dire non conoscevo, e quindi tramite questo punto di contatto poi ho approfondito tutte le varie conoscenze, quindi ho girato tutti i paesetti. Per te sono state comunque paesetti. Utilissime, sì, e formative. E devo dire che la cosa bella in quel contesto è essere stata eletta la più votata con i voti dei comuni più piccoli, perché il voto era ponderato, quindi in base al numero degli abitanti avevamo il voto aveva un peso, quindi comuni piccoli tipo Corvara, Pesco Sanzonesco pesavano molto di meno rispetto alla grande città, e io sono andata proprio a trovarli in tutti questi vari comuni e lì ho ottenuto il risultato. Teresa, tu corri da sempre? Da poco, mettiamo così, 3 anni. E all'incirca. Cosa ti ha spinta a cominciare a correre? Allora, la malattia di papà era un periodo un po' brutto e un amico un giorno mi ha detto andiamo, ti porto a comprare le scarpe per correre, e da lì una mattina ho iniziato. Così? Sì, così, era un marzo 2015. Non te ne sei mai pentita? No, sinceramente no, anzi. Lo dovrei ringraziare. Ancora. No, questo amico lo ringrazio tuttora, ha fatto una grande cosa per quindi me. Quindi possiamo dire chiaramente che lo sport è salute, non sì, solo intesa come salute fisica, ma anche come salute psichica. Io personalmente ti dico che è più per salute psichica che più che per salute fisica, perché purtroppo su di me la corsa ha fatto un qualcosa di diverso. Io sono mai stata magrissima, però prima ero un pochino più magra. Da quando ho iniziato a correre, diciamo che mi sono allargata un pochino. E in genere si corre invece per ritornare. Sì, si dice che però pare che alle donne la corsa non è che faccia a livello di cellulite,
Però sto bene, non anzi, mi ritengo sei che... Sei pace con te stessa, sì, ti vedi assolutamente, bene, ti mi vedo bene, mi sento bene, corro, l'importante è muoversi. Soprattutto ti ha aiutato ad affrontare e a reagire situazione, ad una sì, situazione certo. di malattia familiare che sicuramente per te era abbastanza sì, stressante. Sì, abbastanza stressante, sì. Pesante. Sì. Bene, allora Annalisa, torniamo sempre sull'aspetto politico perché tu sei una ragazza giovanissima e ora, come giustamente stavi dicendo prima, tu ti trovi al tuo secondo mandato come consigliere comunale. Credo che l'esperienza a livello comunale sia quella un po' più pregnante rispetto a quella a livello provinciale, perché quella è più un'istituzione staccata dalla comunità. In questo secondo mandato tu ci sei arrivata dopo avere comunque affrontato una rottura all'interno del Consiglio Comunale a cui appartenevi, però tu hai deciso di non mollare, quindi non ti sei dimessa, sei rimasta dentro. Perché? Spesso in un qualche modo si cerca di mettere in crisi l'intero Consiglio Comunale dimettendosi e quindi facendo venir meno la maggioranza. Invece tu cosa hai deciso di fare? Allora, la democrazia ha tante anime e io ho deciso di ascoltare, diciamo, chi mi aveva sostenuto, quindi tirarmi indietro avrebbe voluto dire tradire chi mi aveva supportato e fatto in modo che io arrivassi lì in consiglio e in giunta, perché prima ero assessore. Quindi diciamo che noi non abbiamo mai avuto una rottura interna, però non abbiamo condiviso alcune scelte, quindi ci sono stati dei problemi sì, interni che ci hanno portato all'attuale divisione che poi c'è stata e ha visto formarsi due liste diverse, in cui c'erano appunto in queste due liste componenti dell'allora maggioranza. Poi c'erano anche altre due liste che ci hanno sfidato in quest'ultima tornata elettorale, ma comunque devo dire che fortunatamente i cittadini poi ci hanno dato ragione sostenendoci nuovamente. Ne sono veramente contentissima. Abbiamo costituito questa lista civica dove a capo l'attuale sindaco è un ragioniere, un uomo proprio di grande responsabilità e sta guardando adesso tutti i conti della nostra città per fare in modo che tutto funzioni al meglio, una persona molto concreta con i piedi per terra, e poi ci siamo noi che arricchiamo un po' di più di vivacità e di fantasia, sì. Ascolta, io ho visto il tuo manifesto elettorale e mi è piaciuto vederti indossare una maglietta con su scritto Woman Never Stop. Sì. Che cosa, perché hai deciso di mettere quel tipo di maglietta e quale messaggio volevi trasmettere, comunicare con quella maglietta? Allora, ero andata con una mia amica ad acquistare il regalo per mia madre che faceva il compleanno prima della campagna elettorale e il giorno dopo dovevamo firmare le liste e quindi mi hanno regalato insieme a quel regalo che io avevo comprato, c'era una campagna dell'azienda e mi ha regalato quella maglia. Quindi l'ho vista come un segno. Avevo già pensato di fare qualcosa a livello anche promozionale sulle donne e quello è stato appunto un segno e ho utilizzato quella maglietta per dire che noi siamo impegnate su più fronti e quindi anche il fronte politico deve essere importante, perché da quando hanno aperto le porte alle donne devo dire che le donne hanno grandissimi risultati. Questo ai maschietti non sempre fa piacere, però dobbiamo essere brave noi a collaborare di più, soprattutto quindi niente, tra di noi. Nessuno può fermare una no. donna. Questo è vero anche nella corsa, nel senso che secondo te c'è più accettazione di sfida, più ambizione da parte degli uomini o delle donne nell'ambiente ovviamente sportivo? Nell'ambiente sportivo forse più nelle donne, c'è molta più competitività a livello di categorie. Ma è positivo o negativo questo? Ma guarda, io per come la vivo io è molto positivo, perché se vedo una mia amica che va meglio di me, io cerco di migliorare, prima per stare al suo passo e poi perché negarlo? Se possibile superarla, certo. Quindi questa competitività o comunque questo desiderio della donna di non gettare mai la spugna, diciamo che forse è una nostra prerogativa, sicuramente c'è anche nel genere maschile, però forse noi donne è una dimensione che stiamo recuperando da un po' di tempo a questa parte. Tu, per quanto riguarda la tua vita politica, anche la tua vita associativa, perché so che hai costituito insieme ad altre persone una bella associazione,
Mi vuoi dire come si chiama? Allora, noi abbiamo 4 anni fa circa, con alcuni ragazzi della mia frazione, che è la frazione di Vallemare e di Villarea. In realtà io sono di un borgo all'interno di una frazione, quindi è successa proprio una cosa anonima, anomala nella mia amministrazione. E abbiamo costituito questa associazione che si chiama Viva, che sta appunto per Villarea e Vallemare, e sono tutti giovani di queste due frazioni che si sono messi insieme e collaborano per animare il paese. Credo che questo sia un esempio virtuoso di una comunità che, appunto, essendo una frazione quindi non molto grande, però è fatta da tanti giovani che vogliono far qualcosa per il proprio territorio. Io come amministratrice ho cercato da sempre di dargli una mano, ma loro sono bravissimi e vanno. Quindi l'associazione è stata costituita proprio per sopperire a questa esigenza, in un qualche modo, di amalgamare questi nostri comuni abruzzesi, che sono per la gran parte caratterizzati dal fatto che hanno delle realtà molto distanti dal centro urbano, sì. Per cui o si sentono periferici oppure sì. Si sentono addirittura delle realtà proprio a sé. Po' quello che fai anche tu all'interno della società sportiva di cui fai parte, dove mi dicevi che hai una sorta di delega ad occuparti di alcune cose, anche perché voi siete tantissimi iscritti. Sì, Runners Pescara, diciamo che è una delle società più imponenti nel campo, sia a livello numerico che anche poi di praticare questo podismo. Quanti siete? All'incirca 250, se non di più. E quindi tu ti occupi, come riesci a tenere insieme tutti? Io personalmente all'interno del gruppo organizzo la gestione delle gare, e poi ci sono altre persone che gestiscono altre cose all'interno, perché è logico, essendo tanti, il presidente, il vicepresidente, comunque il direttivo da solo non riesce, delega a un po' di gente della società. Quindi avete ognuno la vostra delega, vi occupate un pochino, avete riprodotto quello che succede a livello di amministrazione, sia comunale che poi ai livelli un po' più alti. Sì. Senti Annalisa, tu oltre a tutto quello che ovviamente hai fatto nell'ambito della tua diciamo freschissima vita politica, semplicemente perché sei giovane, anche se già maturato molta esperienza, però so anche che hai partecipato ad una selezione per la scuola di formazione ANCI per i giovani amministratori, una selezione anche molto dura, molto difficile, perché siete stati selezionati soltanto in 40 in tutta Italia, quindi scarsi più o meno 2 per regione, e tu sei rientrata in questi 40. Credi che sia una grande opportunità? Come ti senti, o che cosa ti aspetti da questa nuova esperienza che poi andrai a vivere? Allora, io lo consiglio a tutti i giovani amministratori, sembra strano, ma ne siamo tanti, perché c'è una giovane classe politica che sta crescendo, quindi io consiglio a tutti i ragazzi di partecipare e di provare a partecipare. Hanno selezionato 40 ragazzi in tutta Italia, e quindi io sono rientrata per l'Abruzzo, ci sono solo io, e questo sabato ci sarà l'assemblea dell'ANCI Giovani, e quindi ci ridaranno gli attestati di partecipazione. È un'esperienza molto bella, perché ti permette di fare scuola, ti insegna per quanto riguarda la parte della finanza, della ragioneria, del welfare, gli accordi pubblico-privati, quindi tutte queste materie che realmente poi l'amministratore affronta giornalmente, e quindi ti dà delle chiavi per analizzare le problematiche che ci sono e le varie possibilità che ci sono. Quindi è stata una bella esperienza. Diciamo che ti dà una formazione che va oltre quella che è la vera passione politica, dove appunto c'è questo linguaggio, questa comunicazione con le comunità, la percezione, la sensibilità verso i problemi, però poi gli strumenti, così come quando si studia, bisogna dotarsi degli strumenti per poter poi dare delle risposte alla città. Io, non avendo una formazione amministrativa, ho voluto appunto fare questa scuola perché ho seguito più, diciamo, degli studi ambientali, quindi la parte di diritto, di finanza mi mancava. Ti hanno praticamente selezionata, quindi avrai questa opportunità.
Senti Teresa, un'altra tua esperienza che io non so se possiamo catalogare come ultramaratona, ma sicuramente un'esperienza molto forte e anche molto importante, è stata la famosa corsa titolata Francesco, sulle orme di San Francesco. La mission di questa esperienza? Allora, la mission era una raccolta fondi per il Burkina Faso, per i bambini. È stata una bellissima esperienza sia a livello sportivo che a livello spirituale. Se la vogliamo intendere come ultramaratona, sì, perché comunque noi abbiamo corso dal giovedì alla domenica, giovedì, venerdì e sabato sono stati corsi 52, 54, 54 chilometri. E la domenica ne abbiamo corsi solo 20. Una mezza maratona. Per arrivare, sì, per arrivare fino ad Assisi a portare, abbiamo raccolto durante il nostro passaggio, durante le varie scuole, abbiamo raccolto delle lettere che hanno scritto i bambini delle scuole per i bambini del Burkina Faso. Un pochino come le letterine che si fanno a Babbo Natale. Sì, le letterine di Babbo Natale noi le abbiamo portate ad Assisi, a San Francesco. È stata una bella esperienza a livello emotivo, bella forte, sì. È stata molto forte, però sì. Molto positiva. Eravate sì. In tanti? Eravamo 30 partecipanti che l'hanno, diciamo, svolta tutta. Poi a Lanciano qualcuno ci ha seguito, ad Assisi abbiamo avuto dei ciclisti, un gruppo di ciclisti che ci ha seguito, più un gruppo di Assisi che ci ha accompagnato per le vie del paese. Allora, leggendo a proposito di questa corsa sulle orme di San Francesco, leggendo un po' il regolamento e alcune istruzioni per l'uso, perché comunque non sono cose che si possono affrontare no, così. No, assolutamente. Non... Ovviamente, ci vuole un minimo c'è di preparazione. C'è stata tutta un'organizzazione di circa, diciamo, 6 mesi, se non di c'è più. C'è stato un passaggio nel quale ho letto che si sarebbe dovuta seguire la legge del branco. Sì. Nel senso che davanti più deboli, allora è stata sì una corsa, perché comunque noi abbiamo corso, abbiamo camminato. Però non con le prerogative della corsa. Non con le prerogative della, diciamo, nessuno doveva vincere, dovevamo arrivare tutti, perciò i più forti erano alla fine della coda e i più deboli erano davanti, perché i più forti dovevano portare il passo dei più deboli. Chi era davanti, quindi dava... ci si prestava assistenza reciproca. Sì, nessuno doveva superare gli altri, dovevamo arrivare tutti insieme nello stesso momento. E tutti in buono stato di assolutamente salute. Assolutamente sì, infatti siamo arrivati tutti, tutti e 30 siamo partiti e tutti e 30 siamo arrivati. Bene. Senti Annalisa, tu invece nella tua gestione ordinaria anche della vita politica e poi cittadina, mi sembra di aver visto, di aver capito che ci sono diverse figure femminili, quindi c'è una buona componente di donne con le quali ti trovi bene, ti relazioni bene, siete in, fate sinergia o hai delle difficoltà, insomma. Allora, con le mie colleghe ne ho elette anche loro, loro sono davvero al primo mandato, a parte una che già era in consiglio comunale con me. Comunque abbiamo avviato un buon percorso, abbiamo fatto insieme tutte, abbiamo scritto insieme il programma, quindi insieme abbiamo costituito questa lista e stiamo lavorando ancora molto bene assieme. Spero di mantenere per tutto l'arco del nostro mandato questo feeling che si è creato, però sono sicura che ci sarà, stranamente, perché di solito le donne non tutte riescono a collaborare bene, questo è un nostro deficit, è una nostra mancanza, è un qualcosa che abbiamo meno sviluppato rispetto agli uomini che fanno più squadra. Quindi ma forse perché questo... siamo abituati un po' a dover fare tutto da sole, sì. Io credo che a volte abbiamo questo limite, questo gap che dobbiamo superare nei confronti degli uomini, dove loro sono più educati a lavorare in comunità e invece noi siamo talmente tanto abituate a farci carico dei nostri impegni quotidiani che probabilmente non riusciamo neanche a comunicare questa esigenza di dover lavorare insieme. E credo che oltre questo sia anche un problema di spazi, cioè abbiamo forse visto per anni i posti riservati a noi, pochi posti riservati a noi e poco spazio, e quindi abbiamo sempre pensato che o me o lei, quindi non abbiamo mai creduto che potevamo essere entrambe e che entrambe magari avremmo allargato anche questo spazio, però credo che se collaboriamo poi lo spazio un si po' allarga. A comprendere questa nuova filosofia e quindi in un qualche sì. Modo c'è spazio per tutti e quindi possiamo anche occupare questi spazi.
Allora, Teresa, prossima meta, prossima sfida? Prossima sfida andremo un bel gruppo dei Runners Pescara con qualcun altro il 7 di luglio a Serra dei Conti, c'è una bella 6 ore. Quindi continuiamo a fare queste ultramaratone. Continuiamo a macinare chilometri. Ma quando invece ne fai pochi di chilometri, come ti senti a questo punto? Ma guarda, io come dico io incomincio a dialogare superati i 12 chilometri. C'è gente che fa 1 o 2 chilometri e parla. Io fino a 10-12 chilometri non connetto. Superati i 12 chilometri sono possiamo, i più faticosi? Per me sì, io parlo per me. I primi 12 chilometri poi posso andare a oltranza fino a che non mi spengono. Quindi queste sono come quelle cose dove i risultati si vedono nel medio-lungo periodo sì, e non per quanto riguarda me sì. Un po' come mi raccontavi tu dell'esperienza che hai avuto come ricercatrice lì nel Gran Sasso, dove lo stesso mi dicevi si fanno degli studi che al momento non ci sembrano utili, però sì, invece sono distanti da noi, però poi la ricaduta nel mondo reale si ha. Certo, non nell'immediato, però a lungo termine se ne vede l'utilità. È stata una bellissima esperienza. Quindi siete molto due distante, donne però. Da attendere per vedere i risultati, ma che comunque stanno costruendo e stanno lavorando anzitempo per poter poi riversare sul territorio, riversare nelle comunità di appartenenza dei risultati positivi. Senti Annalisa, ma i giovani, no? Perché tu nel primo mandato sei stata assessore alle politiche giovanili, come rispondono? Stanno rispondendo o sono sempre molto distratti, molto lontani dalla vita non solo politica, anche sociale, poi forse anche sportiva? È difficile coinvolgerli perché sono disabituati anche al dialogo e anche ad esporti le loro necessità. È difficile, però se riesci a stimolarli sicuramente avrai delle persone concrete, reali e però serie. Però dobbiamo trovare il mezzo, il linguaggio giusto. Assolutamente forse per sì. Coinvolgerli. Assolutamente lo stesso sì. Nello sport, anche se poi ci sono i pulcini. Sì, cioè, purtroppo secondo me è la cosiddetta via di mezzo che si perde lungo la strada, perché fino ai 10 come i salti generazionali. Lo sport sì. è forse uno dei migliori metodi per però coinvolgere i ragazzi. Fino ai 10-12 anni li riesci ad incanalare, tra i 12 e i 18 pare che si perdano per strada. Sì. Vuol dire che dovremmo impegnarci un po' di più. Siamo giunti alla conclusione anche di questa puntata, quindi io saluto le mie amabili ospiti, saluto il pubblico tutto che da casa ci segue, saluto l'addetta alla regia Silvia e l'addetto alla camera Gianluca che rendono possibile ogni settimana la realizzazione di questa nostra trasmissione e vi do la rivederci alla prossima settimana con una nuova puntata con nuove ospiti a Sportivamente Donna. A te che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male, ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare. Parlando mi dicevi tutto questo e molto altro, guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso, perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio. Mi sembrava di restare ferma al punto di partenza, di non essere capace di bastare mai a me stessa, di non avere una certezza, di non essere all'altezza. E invece pensa.